per poter creare dall'etica, la filosofia, la scienza, la tecnologia, deve avere proprio per questo la consapevolezza di tutelare questo pianeta con ogni forma di essere vivente che nasce, muore, ma non per questo deve sopportare torture, crudeltà solo per meri motivi di lucro, perché è sempre quello che poi porta l'essere umano ad essere talmente creativo nella sua capacità di essere cattivo, di essere crudele, come solo l'essere umano sa fare. Io mi occupo, come responsabile nazionale degli animali italiani, dei più deboli, ma non per questo hanno una priorità. È semplicemente un ambito, perché se noi riusciamo a concepire un principio che è quello del rispetto della vita di qualsiasi essere vivente, che ha il diritto di vivere per poter esprimere le sue emozioni, per poter amare, per poter soffrire, gioire, anche morire, ma con dignità, per aver potuto realizzare nella sua vita quello che è nella sua natura, nel suo habitat naturale. Perché se così riuscissimo a realizzare questo rispetto per questo principio, allora sì, si può creare una comunità dove non importa se sei bianco o nero, se sei eterosessuale o omosessuale, se sei donna o uomo, se sei essere umano, animale o vegetale, ci deve essere il rispetto per la vita, il rispetto per qualsiasi forma di essere vivente, proprio per tutelare i più deboli. Voi pensate alla vita di una scrofa, la femmina del maiale, che quando viene messa incinta in maniera artificiale viene posta in una cassa chiamata appositamente cassa di gestazione, dove per tutta la durata fino al parto non potrà muoversi. Pensate alle sofferenze indicibili che può avere un animale in queste condizioni, per non pensare a un animale torturato in un laboratorio di vivisezione, per non pensare a un animale che vive in una gabbia dove anche ogni parete non è altro che una grata, dove impazzisce, solo perché il suo destino è essere scuoiato vivo per un capo d'abbigliamento. Allora, se riusciamo a fare queste cose, se riusciamo a provare gusto nel veder torturare un toro, spettacolarizzandolo, spettacolarizzando la sofferenza, allora quello che dicevi all'inizio, il rinnovamento culturale, non ci può essere, perché il rinnovamento culturale trova fondamento nell'evoluzione dell'uomo attraverso tutte le sue creazioni, dall'etica alla filosofia, alla scienza, alla cultura. Ma una cultura che possa evolversi non può basarsi sulla prevaricazione, sulla sopraffazione, sulla violenza. Deve condannare, deve allontanare, deve osteggiare ogni forma di discriminazione, di violenza verso qualsiasi essere vivente, perché è facile torturare, uccidere o comunque appropriarsi di un essere debole. Se si riesce a giustificare la violenza su un essere più debole, perché serve per la filiera commerciale, perché si danno ovviamente false informazioni sulla necessità di posti di lavoro o di altro, quando sarebbe possibile aumentarli i posti di lavoro, con ad esempio, noi abbiamo gli allevamenti intensivi nei quali lavorano pochi operai come nei mattatoi, è tutto meccanizzato. In un allevamento a pascolo intanto ci dovrebbero essere delle persone come gli allevatori competenti che conoscono l'animale. L'animale sarebbe erbivoro, non avrebbe bisogno, visto che non sta a migliaia in un capannone, di estrogeni, antibiotici, antistaminici che poi vanno a finire nei nostri piatti per chi mangia carne. La mancanza di rispetto verso delle forme animali considerate inferiori e la giustificazione della violenza poi determina la giustificazione di qualsiasi forma di violenza. In un'epoca non lontana è bastato da parte del Vaticano giudicare che i popoli sudamericani erano inferiori, che si sono potuti tranquillamente sterminare. Ma ancora oggi abbiamo un esempio: delle popolazioni nel Medio Oriente giudicano
che si possono sterminare coloro che la pensano diversamente sulla religione. Sta succedendo adesso. Io ti ho fatto un esempio dei popoli sudamericani di qualche secolo fa, ma come giustamente ipotizzava Giambattista Vico, la storia si ripete a cicli storici. E adesso, ancora adesso, mentre una volta si sapevano dopo un bel po' di tempo le cose, noi oggi le viviamo attraverso internet, attraverso la TV. E questa è conseguenza della giustificazione della violenza. Noi abbiamo la possibilità di essere consapevoli che la violenza non può essere giustificata su nessun essere vivente. Quando 2 anni fa entrammo nello stabulario di Montichiari, in provincia di Brescia, noto come Green Hill, lì tutti i cuccioli erano ammassati in gabbie nei loro escrementi. Uscimmo davanti ai carabinieri, alla polizia, con questi batuffoli in mano, con questi cuccioletti. Nessuno ci fermò. C'erano carabinieri e poliziotti che dicevano: dai sbrigati, andatevene, tutti con questi cuccioli sotto le magliette. Poi alla base della collina, improvvisamente, i vigili cominciarono ad arrestare. Ne arrestarono 13 di noi, di cui una minorenne fu riconsegnata alla mamma. 12 sono stati accusati di percosse, minacce e violenza a pubblico ufficiale, di furto con scasso. Il prossimo 10 aprile del 2015 ci sarà il processo in cui la Marshall vuole renderli responsabili del danno che ha subito, perché 2600 beagle poi sono stati affidati alla gente che ne ha fatto richiesta. Questo per dirvi che questi animali erano lì già con inoculati delle sostanze che nessuno è riuscito a capire quale fossero, molti sono morti. Già lì si faceva vivisezione illegale. Dei cuccioli che riuscimmo a mandare via con gli attivisti volontari, con i treni, perché i pullman poi furono perquisiti dalla Digos, riuscimmo a portare via con noi un cucciolo. Noi eravamo un pullman che veniva da Roma, c'erano quei toscani, piemontesi, e sperammo che questo cucciolo non facesse alcun rumore, e infatti è stato bravo. Fino a che arriviamo a Roma non ha guaito per niente. Poi abbiamo capito perché il giorno dopo: aveva le corde vocali recise come tutti gli altri, che è un reato in Europa. Gli recidevano le corde vocali, probabilmente perché, giustamente, a un povero, immaginate un biologo che deve fare vivisezione con le urla di un animale che gli stordisce la testa e poi arriva a casa la sera col mal di testa, no? Venivano decise le corde vocali. Quelli che furono arrestati e gli furono confiscati i cuccioli lo fecero presente, perché si accorsero subito che qualcosa non andava. Possibile che cuccioli, anche le mamme che venivano ingravidate tutti i mesi artificialmente, di cui quelle che sono state poi consegnate vissero per un anno e qualche mese, non di più, non facevano nessun tipo di rumore. Allora, la violenza così efferata, così giustificata da interessi, quali interessi? Quali scoperte hanno realizzato le industrie farmaceutiche negli ultimi 60 anni? Quale malattie hanno debellato? Da un punto di vista scientifico, purtroppo sono aumentate le malattie, soprattutto le malattie virali sui bambini. Sono aumentate le complicazioni dei farmaci. Sì, si sta andando avanti nella chirurgia, nella prevenzione. Le industrie farmaceutiche le vedo impegnate soprattutto nel rinnovare ogni 20 anni il brevetto, cambiando qualcosa del farmaco e riproponendone esattamente uguale a prima. Noi non vogliamo criminalizzare quella che è la medicina e la farmacologia, noi vogliamo una buona farmacologia che oggi si basa sulla sperimentazione sugli animali, appositamente per creare un carrozzone per evitare di dover arrivare a una soluzione in breve tempo, come stanno facendo negli Stati Uniti. Nel Connecticut hanno inventato il chip in lab, ovvero riproducono tutto il corpo umano a livello informatico e verificano qualsiasi tipo di sperimentazione a livello virtuale. E nelle malattie da fumo, nella cardiochirurgia, stanno facendo passi da gigante. Ora, questo per dire che la violenza, quando viene giustificata perché è inserita addirittura nella legislazione, si fanno sperimentazioni sui farmaci perché lo obbliga la legge. Ci hanno detto, e qui arrivo alla controinformazione più volte da voi riferita,
egregiamente, perché serve il lavoro di informare bene i cittadini, ci dicono che dall'11 marzo 2013 le sperimentazioni sulla cosmetica non ci sono più. Beh, sì, l'hanno deciso, ma è falso, perché da oltre 10 anni c'è un progetto che si chiama Progetto REACH, scritto REAC con l'H, che prevede che qualsiasi nuovo componente per qualsiasi destinazione, anche cosmetica, debba essere testato sugli animali, e aggira la direttiva dello scorso anno per cui nella cosmetica non si fanno più test. Sì, non si fanno più test per i componenti già testati, che ovviamente nessuna industria cosmetica ritesta aumentando il costo del prodotto. Questo per dirvi come la controinformazione agisce, ma agisce non soltanto in questo campo. Pensiamo nel campo della filiera alimentare. È da anni alla Camera una proposta di legge sulle fustelle delle confezioni di carni, per la quale verrebbe previsto l'origine dei genitori dell'animale, perché l'animale è nato in Italia, allevato in Italia, macellato in Italia, ma che non so da dove venga. Se i genitori sono di un paese dove non c'è alcun controllo, dove non c'è controllo nemmeno sugli OGM, a noi ci arriva un animale malato, sempre per chi mangia carne ovviamente. Oggi addirittura stanno studiando i danni di un'alimentazione carnivora. Oggi in molte reparti di oncologia danno la dieta vegana quando si presenta un tumore e il tumore regredisce. Per poter fare qualcosa, noi di Animalisti Italiani facciamo manifestazioni, facciamo blitz, organizziamo molte iniziative sia informative sia di battaglie, come ad esempio domenica scorsa a San Miniato in provincia di Pisa volevano attivare un mattatoio per la macellazione halal per gli arabi. Halal significa che viene all'animale, per credenze religiose, recise la trachea, la aorta, ma l'animale deve perdere tutto il sangue rimanendo cosciente. Ora, non avevano nessuna autorizzazione, abbiamo diffidato il sindaco di Pisa che aveva concesso di iniziare l'attività, abbiamo diffidato l'ASL che è venuta con suo dirigente, abbiamo occupato il mattatoio, abbiamo subito l'aggressione degli arabi, solite aggressioni che avvengono quando, ma con tutte le leggi a nostro favore, a favore diciamo di quelle che sono gli ordinamenti, l'unica condizione prevista per cui un mattatoio possa produrre carne con il metodo halal e per produzione di carne per i paesi arabi, cosa che non avviene perché i paesi arabi non si fidano assolutamente di noi e tra l'altro aumenterebbero anche i costi. Però se noi non fossimo andati lì avrebbero attivato, avevano già le pecore da scannare, così come siamo andati a Perugia 2 settimane fa perché la regione Perugia, senza che nessuno gli avesse chiesto niente, ha esteso la caccia all'arco e le frecce. No, immaginate voi. Già la Federazione Italiana Arco e Frecce ha diffidato qualsiasi iscritto da andare a caccia con arco e frecce. Ma voi immaginate, dalle testimonianze che abbiamo avuto dal Corpo Forestale dello Stato, un animale colpito con una freccia non muore, va ad agonizzare nel bosco. Ma che razza di come fanno a chiamarlo sport? Già la caccia è una cosa aberrante. Aumentare, estendere la caccia ad arco e frecce. Abbiamo occupato il palazzo della regione. L'assessore responsabile di questa decisione ci ha ricevuto la settimana successiva dicendoci ce l'hanno chiesto i cacciatori. Ho capito, ma voi non avete ascoltato, non avete preso nemmeno in considerazione, visto che siete un'istituzione, di ascoltare le associazioni animaliste. Adesso è ancora in discussione. Quindi facciamo interventi laddove addirittura ci sono delle normative, delle leggi, ma ormai sembra quasi che in Italia siamo abituati a fregarsene, che ognuno possa fare quello che vuole. Per questo è importante la vostra presenza, non solo di controllo ma anche di proposizione, affinché si possa creare un raccordo fra la cittadinanza e le istituzioni, che ormai sembra quasi che la finanza, speriamo che se ne stia a casa, perché dove entra scopre quello che scopre. Noi cerchiamo di apportare un contributo invitandovi, come sentivo anche in precedenza, per quanto riguarda il discorso che avevate fatto stamattina, di acquistare qualsiasi prodotto in maniera consapevole, informati. Non acquistate prodotti di multinazionali che utilizzano ad esempio i test sugli animali o che la cui origine non è ben delineata. Ad esempio è consentito a qualsiasi industria
inserire negli ingredienti di un prodotto olio vegetale. No, io l'acquisto, voglio sapere di cosa si tratta, perché se c'è l'olio di palma, quello è un olio velenoso, è un olio che procura deforestazione. Dove considerate che le foreste pluviali in Indonesia, in Corno d'Africa, vengono incendiate per poter realizzare la coltivazione dell'olio di palma, che contiene il 50% di grassi saturi, per non parlare dell'olio di palmito che arriva al 90% di grassi saturi, un veleno per il nostro organismo, e viene utilizzato in tutta l'industria di biscotti, grissini, fette biscottate, persino nella cosmetica. Ma fa male. Quindi l'acquisto deve essere consapevole. Come diceva qualcuno stamattina, noi possiamo nel nostro piccolo decidere se il prodotto rimane sullo scaffale. La multinazionale la sconfiggiamo così, perché dobbiamo avere maggiore attenzione quando andiamo a fare la spesa. Io sinceramente, come consiglio, come suggerimento, come stimolo a una riflessione, propongo una dieta vegana, che è l'unica realmente che impedisce di contribuire agli interessi delle multinazionali, che tra l'altro ha tutti i vantaggi di poter evitare la deforestazione, ad esempio per poter coltivare i cereali necessari agli allevamenti intensivi, che sono il primo stato di inquinamento al mondo. Hanno superato di gran lunga i trasporti per quanto inquinano per i gas allevamenti intensivi. Così si evita di contribuire, ad esempio, evitando di andare da McDonald's, Burger King, non solo ad avvelenare il proprio organismo, ma combattendo questo modo di gestire e distruggere il pianeta. Acquistare territori negli altri stati per coltivare la cereali che servono solo agli allevamenti intensivi, alterando e impoverendo gli altri stati. Vedete, ho fatto un discorso un po' ampio per farvi capire che non è che ci occupiamo di animali. Noi ci occupiamo del nostro ecosistema, noi ci occupiamo di far capire che la violenza va combattuta, la prevaricazione, la discriminazione che ci stanno portando anche a livello istituzionale. E meno male che ci siete voi, perché purtroppo abbiamo scoperto che dopo tanti anni di falsi rimpiattini tra destra e sinistra, alla fine gli interessi loro sono gli stessi, quelli di proteggere le multinazionali. Non c'è un altro disegno. Voi pensate, ad esempio, noi dopo tanti anni di lotte insieme ai francesi e agli spagnoli siamo riusciti a ottenere che un nuovo europarlamentare, un verde, si è riuscito a far passare alla commissione finanza del Parlamento europeo la richiesta di abolire i finanziamenti alla corrida. Direte voi, come? La corrida è finanziata? Sì, 129 milioni e 600 mila euro ogni anno vanno alla Commissione Agricoltura Spagnola, che li gira gli allevamenti dei tori per la corrida, perché non ce la facevano più a sopportare la mancanza di spettatori e il calo che hanno avuto in tutti questi anni. E quindi, come ogni Stato che si rispetti in Europa, anche lì hanno le loro connivenze e collusioni politiche, e riuscirono attraverso europarlamentari corrotti a far avere questo finanziamento. L'abbiamo scoperto insieme agli attivisti spagnoli, abbiamo portato avanti delle petizioni che stiamo raccogliendo anche ora adesso, perché noi arriveremo alle elezioni, quando ci sarà la votazione, andremo a Bruxelles e presenteremo anche le decine di migliaia di firme che insieme ai francesi e ai spagnoli abbiamo raccolto, proprio per supportare, far capire che non è semplicemente un problema soltanto economico. Certo, abbiamo parlato quando eravamo ospiti a San Giovanni con Tsipras, è capitato l'ex Tsipras, che non ne sapeva nulla, certo, è nuovo, è arrivato appena adesso, ed è rimasto sbigottito. Come, viene finanziata la corrida? Sì, ma vengono finanziati persino gli allevamenti intensivi. Ma per farvi un esempio, ogni vitello che nasce in Italia viene ad avere l'allevatore o l'industria, o amatori che sia, 70 euro. Ora, in un momento di crisi, in un momento di calo delle vendite di carne, ve lo spiegate voi il raddoppio di un mattatoio a Ferrara, dove andremo il 14 ottobre a fare quello che faremo? Perché raddoppio un mattatoio in un momento di crisi? Perché non importa se poi non viene venduta la carne, io comunque quando faccio nascere 1000 vitelli ottengo 70.000 euro subito dallo Stato, soldi pubblici. E noi stiamo studiando insieme a tutti gli altri attivisti e associazioni europee di realizzare la raccolta dei cittadini europei, così come abbiamo fatto per la Stop Vivisection, che ha avuto 1.300.000 firme, che adesso è al vaglio alla Commissione Ambiente dell'Europea, perché è stata validata, per abolire i finanziamenti agli allevamenti intensivi.
anche perché l'alternativa proteica non ha nessun tipo di risorsa pubblica. Quindi l'alternativa proteica, per chi fa una scelta vegana ad esempio, viene a costare di più, è insostenibile. Allora qui solleviamo un discorso di competitività, quantomeno. Il problema è che dove c'è animale c'è lucro. Pensate ai canili, una cosa diciamo all'ordine del giorno, no? Il canile, la retta del canile dovrebbe servire per salvaguardare la salute del cane, è previsto le cure sanitarie per il cane, è previsto lo sgambamento, ma se io, gestore del canile privato, mi metto d'accordo col veterinario dell'ASL e non faccio nulla di tutto ciò, anche quando un cane muore non mando il certificato. Le rette ce le dividiamo. Immaginate 3 euro al giorno per centinaia e centinaia di cani. In Calabria ci sono le zoomafie, il canile di Rosarno ha 2800 cani. Come fa un canile? Chi lo chiede glielo permette? Regione, provincia, comune? Eppure esiste. Io sto notando delle sinistre somiglianze col discorso che abbiamo fatto stamattina su il quanto riguarda il gioco d'azzardo patologico, cioè i fini sono gli stessi, le metodologie sì, sono gli esatto, stessi, esattamente. Chi ne beneficia esattamente. Sono più o meno gli stessi. Allora, ubriacare la gente di false notizie con una controinformazione eccezionale, perché diciamo la verità, è chiaro che quando si hanno soldi si possono pagare i migliori sociologi o diciamo professionisti del marketing, per cui viene ad avere una pubblicità fantastica. Pensate ad esempio alla pubblicità di quel tonno in cui lei pubblicizza un tonno ecosostenibile nel rispetto e quello gli dice no, io lo mangio perché è buono, è fantastica, ti toglie di mezzo dal qualsiasi pensiero, perché non dobbiamo pensare, noi dobbiamo entrare nel supermercato, acquistare in fretta e furia tutti i prodotti che sono sì e no di tutti i prodotti che vedete alla Coppa o alla Cona, che sono sì e no di 4-5 multinazionali, non sono di varie ditte. Ma quindi c'è, visto che stamattina abbiamo trovato una sorta di soluzione, nel senso abbiamo detto che ci vuole una sinergia tra i cittadini e le associazioni di cittadini e in qualche maniera le istituzioni, no? Assolutamente sì. Allora, abbiamo detto che ci sono delle somiglianze per quanto riguarda il problema, ci possono essere somiglianze anche per la soluzione, visto che il lavoro che state già facendo voi sul territorio e... Sì, perché vedi, informando il cittadino anche quando non è informato, magari è preso da problemi, se lo informi, se lo rendi consapevole, poi il cittadino ragiona. Non, anche quello che noi pensiamo distratto, oppure che magari è abituato a pensare sempre ai propri privilegi, perché insomma vuole la sua vacanza, perché vuole insomma, quando lo informi e sa di essere prevaricato quotidianamente, sa di essere intaccato nella sua dignità di cittadino, e noi consideriamo individui anche gli animali, e non siamo certo noi a ad averlo diciamo implementato, ci sono stati personaggi in precedenza, da Leonardo da Vinci a Gandhi a Malcolm X, a tanti personaggi, ad Einstein, che l'hanno in qualche maniera legiferato, che non si può prescindere dal creare una comunità se non si considerano gli animali come esseri viventi, senzienti. Allora, il discorso è di continuare sulla collaborazione fra associazioni e fra chi nelle istituzioni porta avanti, dà voce ai cittadini, come noi cerchiamo di dare voce a chi non ce l'ha, che sono gli animali. Voi date voce ai cittadini, tant'è vero che con Mirko Busto abbiamo collaborato, perché lui sta presentando un'importante proposta che poi vi dirà, che è quella di rendere giustizia alla necessità di avere la dieta vegana in qualsiasi mensa istituzionale. Ovviamente lui non usa mai il termine vegano, ed è giusto, così come io non uso mai il termine animalista. Che significa animalista? Io sinceramente, se ve lo devo dire, a me i ragni fanno schifo, come i lombrichi, e non ci dormirei con un gatto e un cane, ma magari con una bella donna sì. Io però mi batterò tutta la vita perché tutti gli esseri viventi abbiano il diritto a esistere, a vivere con dignità, senza bisogno che debbano soffrire perché ci deve essere una necessità di lucro o di commercializzazione. Molte volte ho sentito l'esigenza del problema sociale del lavoro, ma a parte che rispettare gli animali
darebbe lavoro, ne considera soltanto al discorso dei canili, avere del personale per lo sgambamento, del personale che debba curare. Voi considerate che l'Italia è l'unico paese dove il veterinario delle ASL può essere il veterinario dell'azienda che alleva o gestisce animali. Arriva subito il 2 più 2, ovvero, ma un'azienda che alleva animali o che ha un canile, gli conviene prendere un veterinario privato o scegliere il veterinario dell'ASL che può tranquillamente pagare ufficialmente come consulenza? Dopo il veterinario dell'ASL che farà pagato dall'azienda? Andrà a verbalizzare l'eventuale irregolarità o si volta dall'altra parte? E questo succede nei canili, con il limite che quando noi andiamo a denunciare una situazione, lo ha fatto tante volte anche Striscia la Notizia, il giudice non è che può entrare nel canile e vedere quello che verificare le denunce, deve attestarsi alla certificazione del veterinario dell'ASL, che se dice che è tutto a posto, il fascicolo non viene aperto. Era successo a Greenhill, dopo anni e anni di denunce, alla fine, dopo il nostro intervento, che siamo entrati dentro, abbiamo portato fuori le prove di reati, alla fine, due mesi dopo, entrarono la procura di Brescia con i carabinieri e scoprirono il finimondo. Perché altrimenti i veterinari dell'ASL, che sono sotto processo insieme al sindaco di Montichiari, sono sotto processo, sono stati anche in galera, sono giustamente accusati di falso e di tanti altri reati. Quindi il discorso è di informare, il cittadino deve essere informato, deve informarsi, ma anche il cittadino deve fare la sua parte, nel senso che non possiamo aspettare che qualcuno ci informi, anche noi abbiamo internet, caspita, abbiamo internet che c'è tutto